Ciao a tutti e benvenuti. In questo momento sono molto emozionata perché mi trovo accanto alla nuova Moto Guzzi V7, un pezzo di storia del motociclismo da oltre 50 anni, una moto che è già leggenda per la Casa dell'Aquila e che quest'anno si rinnova in maniera molto significativa. A prima vista rimane fedele alla sua inconfondibile identità V7, ma in realtà ci sono tantissime novità che la rendono a tutti gli effetti una moto assolutamente nuova. E noi oggi scopriremo questa evoluzione con chi ha pensato a questo progetto. Ma intanto ci godiamo le immagini di questa bellissima V7. Diego, io la voglio. Fantastico, Vera, ci contavo, sai? È bellissima, ci racconti un po' cosa c'è di nuovo? Inizierei parlandoti del motore. Il V trasversale rappresenta ormai la firma su ogni Moto Guzzi prodotta negli ultimi decenni. In questa nuova V7 cresce di cilindrata fino a 850 cm3, incrementando del 25% la potenza massima, che sale da 52 a 65 cavalli. Cresce anche la coppia massima, fino a 73 Nm, ma parlando di coppia, mi piace sottolineare come la coppia massima della precedente V7 III, che era di 60 Nm, viene ora raggiunta già a 3000 giri motore. L'incremento prestazionale ci ha spinto a lavorare anche sulla ciclistica, introducendo un nuovo forcellone ora più robusto, che permette di ospitare anche nuovi cerchi e un pneumatico di sezione maggiorata. Sul forcellone lavorano la coppia di ammortizzatori da escursione aumentata che insieme alla nuova sella permettono di incrementare il comfort per pilota e passeggero. Insomma, una moto ancora più versatile, potrei usarla per fare ancora più viaggi magari in compagnia. Grazie mille Diego e noi andiamo insieme a scoprire ulteriori particolari. Marco, guardandola riconosco chiaramente la V7, ma nello stesso tempo si vede che è nuova. Non è un effetto ottico, vero? No, Vera, non è un effetto ottico. L'abbiamo rifatta tutta, ma rispettando la forte tradizione che ha un marchio come Moto Guzzi e un modello come V7. Pensa che V7 è nata 53 anni fa e oggi si ripresenta con questa versione completamente rinnovata nel motore, nella tecnologia e nello stile. Ci racconti i particolari di questa V7? V7 è una vera icona nel suo segmento, quello delle Classic Naked, e sono tre gli elementi fondamentali che contraddistinguono queste moto. Un serbatoio, una sella e le fianchiatine. Semplicità, ma Moto Guzzi ha un motore unico, caratteristico per forma e per presenza nella moto. E noi designer, quando disegniamo una Moto Guzzi, le disegniamo sempre intorno al motore. Questo nuovo motore, che è più grande, ha una presenza maggiore e contribuisce a dare un aspetto più importante a tutta la moto. Ma abbiamo lavorato su tutti i dettagli, sul quadro di bordo, completamente digitale, ma con la sua forma classica, rotonda, la sella, per una migliore ergonomia per chi guida, ma anche per il passeggero, e la parte posteriore. Due scarichi che hanno una curva un pochino più alta, ma soprattutto una ruota posteriore molto più grande, la presenza di due ammortizzatori anch'essi di dimensioni maggiori e quindi un'immagine direi un po' più cattiva e un po' più sportiveggiante che secondo me fa molto bene alla V7. Sai quale dettaglio ho notato subito io? Il faro. Beh, il faro è un po' lo sguardo, il volto della moto,
V7 ha sempre avuto un faro circolare, ma in questa versione, oltre alla tecnologia full LED per migliorare le prestazioni, c'è la presenza dell'aquila, questo elemento stilizzato, sempre illuminato, che contraddistingue tutte le moto Guzzi per aumentare un po' il segno di appartenenza a questo marchio. Quindi parliamo di storia e innovazione, e toccando il tema della storia non possiamo non citare il fatto che questo è un anno molto importante per Moto Guzzi. Moto Guzzi è un marchio straordinario, davvero uno dei pochi che può vantare una storia così lunga, 100 anni. Quest'anno li festeggia e abbiamo deciso di celebrarlo con una livrea che abbiamo studiato per tutte le moto. Ma a proposito di questo, non voglio rubarti il mestiere, ma ti consiglio di guardare questo video. Vediamo. Vabbè, Marco, è veramente stupenda, però avevo già deciso di prenderla, adesso mi hai messo il dubbio su quale livrea scegliere. Da dove avete preso l'ispirazione per i colori? Guarda, se penso alla moto Guzzi e chiudo gli occhi, probabilmente mi vengono in mente il rosso, il bianco o il nero, ma c'è un colore che è davvero speciale per la moto Guzzi, che è il verde. È il colore che ha vestito la prima moto Guzzi nel 1921, la normale, ed è il colore che ha vestito una delle moto Guzzi più iconiche, la 8 cilindri. E per fare questa livrea e scegliere questo verde ci siamo proprio ispirati all'8 cilindri. Va bene, allora grazie Marco, ti farò sapere quale livrea sceglierò. Penso di sapere quale sceglierai. Ah sì? Vediamo se avrai indovinato. Restando in tema centenario, sappiamo che è tradizione che ogni anno i guzzisti di tutto il mondo si riuniscano a Mandello dell'Ario, che oltre a essere un posto meraviglioso sul lago di Como, è anche da sempre la casa di Moto Guzzi. Visto che questo è un anno molto particolare, dobbiamo aspettarci qualcosa di ancora più speciale, Fabio? Sì, Vera, infatti tornano le GMG, le giornate mondiali Moto Guzzi, dal 9 al 12 settembre, naturalmente a Mandello dell'Ario. Un'occasione unica, dedicata naturalmente a tutti i guzzisti, ma in generale direi anche a tutti i motociclisti e a tutti gli amanti delle belle motociclette, perché Moto Guzzi fa parte del patrimonio motociclistico mondiale e si è guadagnata sul campo il rispetto e la stima di tutti. Nelle scorse edizioni, che si chiamavano Open House, Moto Guzzi è riuscita a radunare oltre 30.000 appassionati provenienti da tutto il mondo. Segno proprio dell'affetto e dell'amore che c'è nei confronti dell'Aquila di Mandello. Quest'anno, visto l'occasione speciale, speriamo di fare ancora meglio. Va bene, quindi le aspettative sono altissime, io non vedo l'ora di esserci con la mia nuova V7. Ho sentito che sei interessata. Ah, si è capito? Senti, mi dici per chi è pensato questo modello? La V7 è una moto dedicata a tutti quelli che amano emozionarsi ancora prima che il viaggio incominci. È pensata per un pubblico veramente trasversale, delle persone che sanno apprezzarne sicuramente il carattere, l'autenticità, ma anche il design destinato a durare nel tempo. E i nuovi motociclisti la apprezzeranno per la sella bassa, per le forme contenute, per le dimensioni compatte, mentre invece i motociclisti con più esperienza la ammireranno per le rinnovate prestazioni del motore, per il rigore della ciclistica quando si guida con brio, ma anche per il comfort di marcia quando si guida rilassati, magari col passeggero a bordo. Ecco, anche in compagnia. E io vi lascio con queste immagini che lo raccontano molto bene. Grazie mille Fabio, grazie davvero a tutti voi e ci vediamo a Mandello dell'Ario dal 9 al 12 settembre. I could follow paths taken by others. Always staying one step behind. I could wait for an indication. Or I could simply watch those who have already tried. I could. But I don't want to. I want to choose my path. I want to experience every turn with certainty. I want to start with a blank page, not knowing how my journey unfolds. I want to conquer the horizon with clear eyes and an open mind.
heart. I want to laugh with abandon. I want to run to get there and be present in the moment. I want to replace the wind with my breath. I want to know how to listen to the waves. I want to be reassured by an embrace and stirred by a look. I want to exist.